Sì, buongiorno a tutti, scusate, sono un po' tecnico. Appunto, Marco Camerada, lavoro nel gruppo del Centro Termodinamico di Sardegna Ricerche insieme alle colleghe Maura Musio, Tiziana Melis e Valeria De Montis, che sono anche loro qui in sala. Appena, ecco qua, riusciamo a caricare la presentazione. Scusate. Iniziamo, quindi il progetto solare termodinamico. Come già stato anticipato, è finanziato nell'ambito del POR 2007-2013 e sostanzialmente si basa sulla realizzazione degli impianti sperimentali di solare termodinamica concentrazione, noto anche con l'acronimo di CSP, qui in Sardegna. L'obiettivo principale di questi impianti è quello di valutare in effetti in condizioni operative reali quelle che sono la fattibilità, le prestazioni e l'affidabilità poi quindi del solare termodinamico di piccola taglia, per piccola taglia intendiamo quindi una potenza elettrica inferiore ai 5 MW, nell'ambito della generazione distribuita. I principali obiettivi quindi del progetto, che sono comuni poi alla realizzazione di entrambi gli impianti, riguardano proprio la verifica quindi della fattibilità di realizzare impianti di questo tipo, che possono essere quindi in grado di migliorare quella la programmabilità e la dispatchabilità della produzione di energia elettrica, eventualmente anche termica, a livello locale. La realizzazione degli impianti consentirà poi inoltre quindi di verificare l'integrazione tra il solare termodinamico di piccola taglia e altre fonti di energia rinnovabili, quali fotovoltaico concentrazione, generazione di biomasse e biogas. Chiaramente l'obiettivo poi anche di realizzare questi impianti è di favorire, di vedere replicate iniziative di questo tipo, diffuse sia chiaramente a livello prima di tutto regionale, ma in generale nelle aree più ampie del Mediterraneo, dove questa tecnologia può trovare facilmente, insomma, applicazione. Quali sono gli aspetti, diciamo, anche caratterizzanti il progetto? Sicuramente un aspetto molto importante è quello di integrare il solare termodinamico di piccola taglia nell'ambito di microreti, appunto per la gestione distribuita. E questo fa sì che ci siano delle condizioni ideali, si andranno a realizzare delle condizioni ideali per il testing di microreti intelligenti e di sistemi di accumulo, per lo sviluppo appunto di smart grid. Una cosa anche molto importante che occorre sottolineare è proprio la caratteristica che la taglia di questi impianti sono impianti appunto dimostratori, cioè hanno una taglia tale che sono già dei dimostratori industriali, non sono degli impianti piloti di laboratorio, e quindi consentiranno nel momento in cui saranno realizzati e operati di raccogliere una serie di informazioni molto importanti sull'esercizio di questi impianti, informazioni che sono molto utili anche agli operatori, e dovrebbero consentire quindi di abbattere una serie di barriere che questa tecnologia ancora ha per potersi sviluppare pienamente. Essendo poi finanziati chiaramente dalla regione, il progetto è assolutamente in linea con quelle che sono le politiche di sviluppo energetico regionale, quindi a livello energetico regionale, quindi impianti di piccola taglia si possono facilmente adattare a quelle che sono le caratteristiche morfologiche e ambientali della nostra regione, Regione Sardegna, e più in generale sicuramente anche alle caratteristiche particolari che presenta l'Italia. In più, il fatto appunto di sviluppare impianti di questo tipo mirati alla generazione distribuita è in linea con le politiche di sviluppo della Regione Sardegna, che promuove appunto la generazione distribuita da fonti rinnovabili, in particolare per il soddisfacimento del fabbisogno elettrico e termico a livello locale. Quello che è anche molto, molto importante è che una tecnologia di questo tipo può sviluppare interessanti ricadute economiche a livello locale, sia in termini occupazionali che di sviluppo proprio di componenti e sottocomponenti, può attivare, insomma, cicli virtuosi, insomma, economie circolari in questo settore. Proprio nello sviluppo dei sottocomponenti abbiamo già visto anche come già qui a livello locale è nato poi uno spin-off che comunque sviluppa parte delle componenti anche qui in Sardegna. Un altro aspetto molto interessante che è venuto magari, che si è rivelato molto interessante successivamente, è quello del solare termodinamico di piccola taglia per la generazione di calore di processo, quindi l'integrazione di questa tecnologia nell'ambito di processi industriali, e in particolare quindi a livello locale è molto interessante poter pensare di integrare questa tecnologia nell'ambito dei processi agroindustriali, quindi che sono chiaramente molto
settore strategico a livello regionale. Vado adesso più nel dettaglio, appunto, come anticipava il collega appunto Stefano Pia, di quelli che sono i dati tecnici dell'impianto. Parto dall'impianto solare di Ottana, che è un impianto, come è stato detto, integrato, un impianto solare termodinamico con un impianto fotovoltaico concentrazione, il CSP con CPV. L'integrazione avviene a livello elettrico, l'obiettivo dell'impianto è quello di generare dei profili controllati di energia elettrica, sfruttando quindi quelle che sono le caratteristiche anche peculiari del solare termodinamico di piccola taglia, cioè di poter accumulare dell'energia termica e poter quindi programmare la generazione di energia elettrica, e poi sfruttare la possibilità di appunto produrre in modo controllato l'energia anche grazie al sistema di accumulo elettrochimico di cui è dotato l'impianto fotovoltaico. Brevemente quelle che sono le caratteristiche degli impianti, quindi l'impianto fotovoltaico concentrazione è un impianto da circa 400 kW di picco ed è appunto accoppiata ad un sistema di accumulo elettrochimico basato sulla tecnologia sodio cloruro di nickel. La potenza della batteria è di circa 300 kW e la sua capacità è di circa 400 kWh. Per quanto riguarda la parte invece di generazione del solare termodinamico, il campo solare, quindi la parte termodinamica, è basato sulla tecnologia dei collettori lineari di Fresnel che utilizzano un olio diatermico come fluido termovettore. Sono accoppiati a un sistema di accumulo diretto a doppio serbatoio, quindi essendo diretto, quindi il fluido termovettore che viene accumulato è lo stesso che circola nel campo solare, quindi olio diatermico. La capacità del sistema di accumulo è di 15 MW, quindi consente di operare l'impianto in assenza di radiazione solare per circa 4-5 ore e condizioni nominali. Per quanto riguarda la parte di generazione elettrica, il sistema quindi fornisce l'energia termica generata dal campo solare e viene poi ceduta ad un'unità ORC, quindi un organic Rankine Cycle, che ha una potenza nominale di circa 600 kW. Non ho detto che la superficie netta del campo solare è di circa 9.000 metri quadri. Ecco, qui vedete, come è già stato anche detto, l'impianto di Ottana è quello assolutamente in stato di avanzamento più progredito, nel senso che l'impianto di Ottana è già iniziato il cantiere. Vedete qui le foto del cantiere che sta seguendo ENAS, e vedo qui infatti i colleghi Bruno Loffredo, Francesco Serre e Dina Cadoni che hanno seguito, ringrazio oltre che per essere qui, ringrazio molto per tutto l'impegno e il lavoro che hanno fatto perché questo cantiere potesse effettivamente partire, perché vi assicuro non è stata una cosa facile e non è facile neanche portarlo avanti e chiuderlo, quindi ringrazio davvero, davvero tanto. E vedete, però insomma fa un certo effetto finalmente vedere, insomma, dopo tanti anni di progetti e per quanto poi interessanti, finalmente appunto un cantiere che sta partendo. In questo momento si stanno svolgendo i montaggi della parte del fotovoltaico concentrazione, stanno montando le vele sui tracker, è stata fatta la preparazione del terreno per le fondazioni per la parte del campo solare, del campo solare termodinamico, che verrà realizzato poi nei prossimi mesi. L'impianto di Villa Cidro. L'impianto di Villa Cidro è invece un impianto basato su un solare termodinamico integrato in un contesto industriale reale, quindi nell'ambito di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti nel consorzio industriale di Villa Cidro. Vedete qui la localizzazione, quindi un impianto adiacente sostanzialmente alla discarica. Il progetto prevede proprio la realizzazione di una micro rete che ha l'obiettivo di essere alimentata interamente da fonti di energia rinnovabile. Tra le quali chiaramente ci sarà il nuovo impianto solare termodinamico, e integrerà però al suo interno questa microrete sistemi di accumulo sia dell'energia termica che elettrica, integrerà sistemi di generazione già attualmente esistenti nella discarica, quindi sistemi cogeneratori alimentati da biogas, da discarica e da impianti di gestione anaerobica, e chiaramente la microrete dovrà soddisfare il fabbisogno dell'impianto, quindi tutti i carichi che sono presenti all'interno dell'impianto di trattamento. Vedete qui quello che è uno schema, diciamo, semplificato e illustrativo dell'impianto di Villa Cidro. Alcune caratteristiche tecniche: anche in questo caso l'impianto si basa sulla tecnologia dei collettori lineari di Fresnel. L'impianto in questo caso previsto in progetto è un po' più grande, sono circa più di 10.000 metri quadri di campo solare. Un altro aspetto molto interessante, in questo caso innovativo, è il sistema di accumulo,
che è sempre un accumulo termico, dell'energia termica di tipo diretto, però in questo caso è basato su il principio del termoclino, quindi, ed è un unico serbatoio. Quindi. Anche in questo caso poi l'energia termica prodotta dal campo solare viene ceduta a un'unità di generazione elettrica basata su un ciclo organico Rankine, anche qui dalla potenza di circa 600 kW. Come vedete, elemento centrale poi della spargo di batteria, che chiaramente deve svolge un elemento molto importante nell'ambito della microrete per poter gestire anche le variazioni di carico che possono presentarsi all'interno dell'impianto. Queste sono vedete poi chiaramente il tutto integrato con la parte già esistente, come vi dicevo, della generazione da biogas e del gasometro attuale e dei cogeneratori già esistenti. È stata già presentata qual è la struttura, insomma la governance, come è organizzato il progetto. Qui diciamo mi preme giusto rievidenziare quello che poi è stato il ruolo di Sardegna Ricerche, che oltre appunto a coordinare le attività di ricerca e di sperimentazione col fondamentale supporto dell'Università di Cagliari e dei dipartimenti di ingegneria elettrica e meccanica qui presenti, ha diciamo fornito il supporto tecnico per lo svolgimento di tutta la fase progettuale, per lo sviluppo dei bandi. Adesso vediamo poi le attività che sono invece poi previste adesso in questa fase diciamo di realizzazione e di operativa degli impianti. Quindi il gruppo, come è stato presentato, è un gruppo multidisciplinare che vede la partecipazione quindi di Sardegna Ricerche, ma anche dei dipartimenti, il DE, quindi il DMCM, insieme anche agli altri laboratori di Sardegna Ricerche, quindi il laboratorio di energetica elettrica e il laboratorio di idrogeno per la generazione da rinnovabile. Ci sono delle attività, come si può vedere, che sono svolte da ciascuno dei componenti del gruppo, ma ci sono diverse attività, appunto, quali appunto il monitoraggio, la validazione dei modelli, le procedure di testing, che sono assolutamente trasversali e vengono svolte insieme. Ci sono poi delle attività che chiaramente ciascuno poi svolge nell'ambito delle sue normali attività di ricerca, che poi verranno infatti presentate più sicuramente, verranno sicuramente presentate in dettaglio dai professori qui presenti. Le attività principali di Sardegna Ricerche nell'ambito appunto della ricerca riguardano appunto la produzione di energia tramite la tecnologia del solare termodinamico di piccola taglia e lo sviluppo quindi di microreti intelligenti basate anche su sistemi di accumulo elettrochimico. Vedete una distinzione tra diciamo, attività preliminari, possiamo definire propedeutica, perché sono tutte attività necessarie per lo sviluppo degli impianti, quali tipicamente la modellazione degli impianti stessi e gli algoritmi di controllo che dovranno essere poi implementati negli impianti, e ci saranno quindi quelle come attività future, chiaramente quelle riguardanti la validazione dei modelli e le attività relative al monitoraggio degli impianti stessi, che potranno chiaramente essere realizzate nel momento in cui saranno operativi gli impianti dimostrativi. Altre attività che appunto vengono svolte, che sono assolutamente in sinergia e collaterale diciamo a quella che è l'attività del progetto 6 termodinamico, e che sono nate proprio grazie anche all'esperienza maturata nello sviluppo di questo progetto, riguardano in particolare, ecco, anche oggi siamo anche qui grazie alla cooperazione al fatto che siamo diventati adesso come Sardegna Ricerche nel 2015 partner associati del progetto europeo INSAN, che riguarda proprio lo studio dell'integrazione di impianti solari nell'ambito dei processi industriali a media e alta temperatura, quindi si sposa molto bene con la tecnologia del solare a concentrazione. E quindi in particolare il nostro ruolo in questo progetto è stato quello di supportare i partner nell'analisi delle potenzialità a livello locale in Sardegna dello sviluppo di questa tecnologia nel settore caseario, lattiero caseario, che è sicuramente molto importante a livello regionale e più in generale quindi come nei settori strategici a livello agroindustriale. Grazie a queste attività quindi siamo entrati anche a far parte del gruppo della Task 49, ovvero il progetto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia
nell'ambito del programma per il Solar Heating and Cooling, che riguarda proprio l'integrazione del solare nell'ambito dei processi industriali. Quindi questo è un tema sicuramente interessante, che ci ha consentito di avere un proficuo e utilissimo confronto con altre realtà, insomma, altre realtà europee che si occupano di questi temi, e c'è stato anche molto utile come confronto e riscontro di quello che si stava facendo qui, che si è dimostrato sicuramente all'altezza di altre attività che vengono svolte in altre parti d'Europa e del mondo, e di sicuro interesse, tant'è che insomma ha attratto anche qui diversi enti di ricerca e diverse collaborazioni. Tra le attività chiaramente che abbiamo come sala di ricerca è anche quella di disseminazione, quindi ci siamo chiaramente abbiamo prodotto, quindi quello che è presentato, le nostre attività di ricerca in conferenze, in diverse conferenze del settore, sia del settore più attinente alla parte del sole termodinamico che nel settore più attinente alle microreti e alla parte elettrica. Tra le altre attività, quindi proprio per poter diffondere per poter sviluppare la tecnologia, ci siamo impegnati come gruppo anche a attivare collaborazioni per portare avanti altri progetti di ricerca che abbiano come tema principale appunto lo sviluppo del sole a concentrazione, e vedo anche qui appunto partner con cui abbiamo collaborato con piacere, ringrazio per essere presenti, insomma. Quello che le prospettive, insomma, quello che poi è il lavoro che ci aspetta adesso, nel momento in cui verranno realizzati gli impianti in particolare, sottolineo un aspetto molto utile e interessante che anche qui ci ha consentito anche di confrontarci con altre realtà, quindi non soltanto a livello locale, sarà quello di sviluppare, diciamo, procedure di test di accettazione per le componenti di impianti che sono di fatto innovativi e per i quali al momento, sottolineo, non ci sono quindi degli standard veri e propri, non ci sono è qualcosa che deve essere ancora regolamentato, e quindi è molto utile e importante questo confronto che c'è tra, insomma, diversi attori che lavorano nel settore, anche appunto a livello internazionale, per definire degli standard e poter quindi far sì chiaramente che questa tecnologia si possa sviluppare, perché come potete ben capire, nel momento in cui non ci sono degli standard definiti, è anche difficile poter vendere un qualcosa per poter avere delle prestazioni garantite. Quindi è un processo in itinere. Chiaramente ci sono già a livello commerciale molte proposte, però diciamo standard come ci sono in altri settori più consolidati ancora mancano, e la realizzazione di questi impianti sicuramente può contribuire a definire a questo tipo di lavoro. Chiaramente tra le attività di supporto future sono previste quelle di supporto chiaramente ad ENAS per tutta la fase di testing e commissioning, oltre che per quella sperimentale durante la realizzazione, insomma l'esercizio dell'impianto. E poi quindi anche chiaramente di nuovo il supporto al consorzio di Villa Cidro per la parte di realizzazione, che come anticipato Stefano Piras avverrà necessariamente durante il prossimo POR a partire dall'anno prossimo. Un altro aspetto appunto che mi preme sottolineare e chiudo è quello dell'importanza appunto che è già emersa anche di questi impianti come piattaforme di ricerca strategiche per la regione Sardegna, in quanto appunto la realizzazione di questi impianti consentirà poi di poter sviluppare attività di ricerca, di testing sia di sottocomponenti che dell'impianto nel suo insieme, che potranno favorire la cooperazione appunto a livello internazionale, cercare di attrarre appunto partner non solo locali per sviluppare ulteriori iniziative di ricerca e sviluppare ulteriormente il settore appunto del solare termodinamico di piccola taglia, ma non solo dell'accumulo appunto termico ed elettrico, e più in generale della generazione da rinnovabile di piccola taglia. Tutto questo anche con la speranza appunto che possano poi, con l'obiettivo appunto poi che possano esserci ricadute a livello anche locale attraverso attività di trasferimento tecnologico che questa tecnologia sembra poter offrire. Io concludo il mio intervento e passo poi la parola agli altri colleghi. Grazie. Grazie.